spazio ancora di Sesoldi, può chiudere la partita Empoli, non avrà l'ultima palla Scafati, Ghizzani si butta dentro, perde palla, tira Sesoldi e segna allo scadere. Empoli vince allo scadere con un tiro incredibile di Sesoldi, incredibile la vittoria di Empoli. È finita da pochi minuti la terza gara di campionato per la Cesarano Scafati Basket. Al Palamangano gli atleti di Coach Iovino sono usciti sconfitti per 66 a 67 contro l'Empoli. Una partita ricca di emozioni, con i gialloblu che hanno lottato sin all'ultimo secondo per portare a casa la vittoria, obiettivo raggiunto sullo scadere della squadra ospite. Primo quarto cominciato con ritmi altissimi da entrambi i lati, con l'Empoli che si porta in vantaggio in più occasioni. La Cesarano Basket però non ci sta, è con Carichiello di capo a Milinar che mettono a segno 4 punti a testa, recupera lo svantaggio chiudendo il primo parziale sul 15 pari. Anche nel secondo parziale, gli ospiti inizialmente prevalgono sui padroni di casa, piazzando un 5-0 iniziale. Gli atleti iniziano ad innervosirsi ed i falli aumentano da entrambe le parti. È Petrucci a ridare speranza ai gialloblu, piazzando al quarto minuto uno spettacolare tiro da tre, che verrà poi susseguito da un altro spettacolare colpo, sempre da tre, messo a segno da Monacelli, e poi ancora da tre da Sergio. Risulterà decisivo infine, per le redini del quarto, Marco Milinar che chiuderà con 8 punti e 7 rimbalzi, concretizzando anche una sensazionale stoppata sotto canestro. Allo scadere, episodio dubbio e contestato dai padroni di casa, con Petrucci che schiaccia a canestro sulla sirena ma viene giudicato fuori tempo dall'arbitro. Il parziale dopo due quarti è di 34 a 33 per la Cesarano. Il terzo quarto si apre ancora con una tripla, ancora di Nick Petrucci, che dà il via ad un piccolo assalto gialloblu. Gli ospiti reagiscono con l'ala Matteo Samoggia e la guardia Filippo Mascagni, che rispondono alle triple scafatesi con altri due colpi da tre. Spettacolo puro al Palamangano. Chiudere il quarto sarà di Capua, che fisserà il risultato sul 51 a 48 per i padroni di casa. L'ultimo quarto si apre con un altro sprint cesarano, che ha meno di 8 minuti dalla fine e ha più 7 dagli avversari, fino ad arrivare al doppio canestro su tiro libero dell'empolese Daniele De Soldi e alla tripla di Berni che rimette un equilibrio sul match. Il risultato a 5 minuti dal termine è fermo sul 57 pari. Gli ospiti cacciano tutta la grinta necessaria per mettere sotto gli atleti di Coach Iovino e facendo tremare tutti gli spettatori del Palamangano con il risultato che, ad 1 minuto e 20 dal termine, è di 64 a 64. Mancano 31 secondi e Matteo Samoggia, sicuramente il migliore dei suoi, sbaglia due tiri liberi. All'ultimo secondo, Daniele Sesoldi mette a segno il tiro vincente, chiudendo la partita sul 66 a 67 per gli ospiti. Delusione al Palamangano. Gli atleti di Coach Iovino, davanti a un pubblico per le grandi occasioni del Palamangano, escono sconfitti per 66 a 67 dagli atleti dell'Unione Sportiva Empolese. Ma le sfide non terminano qui, il campionato è appena iniziato, il cammino della Cesarano Scafati Basket in Serie B è ancora lungo, tortuoso, ma non impossibile. Gli atleti di Coach Iovino infatti si troveranno a fronteggiare squadre storiche del mondo del basket con molta più esperienza, ma non per questo avversari imbattibili.
Per CRTV Web, Claudia Simonetti. Siamo qui con l'assistente coach della Cesarano Scafati Basket, Enrico Cirillo. Allora, Enrico, delusione nonostante una partita giocata benissimo, quanto è stato incisivo quell'ultimo errore finale? Beh, sicuramente in una partita persa con un tiro allo scadere, sicuramente quello è determinante, però sarebbe troppo facile da chiudere tutto solo a quell'errore. La partita doveva essere chiusa prima, in una partita contro una squadra sicuramente alla nostra portata, e ripeto, sarebbe veramente troppo facile racchiudere tutto solo a quell'errore finale. Ok, quindi diciamo che non è la prima sconfitta, purtroppo. C'è qualcosa che non sta andando bene, che non sta girando nella squadra? Se sì, cosa? Sì, sicuramente partire con uno 0-3 significa che qualcosa non sta andando. È vero che nelle prime due giornate abbiamo preso due delle squadre candidate a vincere il campionato, però questa di oggi era sicuramente una squadra, una partita da portare a casa. Sicuramente dobbiamo lavorare, perché tante cose non vanno, le cose che proviamo e poi non facciamo, purtroppo in queste categorie vieni punito sistematicamente, e quindi l'unica cosa da fare è tornare martedì in campo e lavorare ancora di più. Ci saranno Scafati Basket, una squadra piena di energia, piena di entusiasmo, quindi a questo punto io chiedo al nostro coach Enrico, il playoff a questo punto sono ancora un obiettivo valido in cui credere? Sicuramente i playoff sono l'obiettivo che ci siamo previsti all'inizio stagione, ed è quello che comunque manteniamo. Partire con tre sconfitte significa che il cammino sarà sicuramente più arduo, però sicuramente noi non ci perdiamo d'animo, abbiamo voglia di lavorare, e quindi appunto la voglia è solo tornare martedì a preparare la partita per Napoli domenica. Quindi sempre entusiasmo all'ennesima potenza. Grazie coach. Grazie. Siamo qui con il coach Bassi. Domanda a bruciapelo, partita al Cardiopalma, coach. Sì, ma è un po' il bello del nostro sport, è anche una partita forse non bellissima, però riesce a dare mille emozioni, quindi è un po', credo, la sintesi della pallacanestro. Ora, a noi è andata bene e alla squadra, e a Scafati è andata male, però questo nulla toglie al cuore che ha messo la squadra di casa in campo, insomma. Bella risposta. Le faccio una domanda, no, da scafatese, anche se non dovrei essere di parte. Una parola per definire l'avversario di stasera? Energia. Hanno dato l'anima, hanno messo il cuore. Io credo, è vero, alla fine abbiamo vinto noi, ma credo che Scafati non abbia perso. I due punti vanno a noi, e chiaramente è questo quello che conta nello sport, ma io credo, se fossi il coach di Scafati, sarei orgoglioso. Grazie. A voi.